Quello che va in onda in diretta nazionale, grazie alle telecamere di Rai Sport dal Di Ippolito di Lamezia, è uno spettacolo sicuramente piacevole, ricco di cambi di fronte, di gol e di emozioni. Il derby tra San Biase e Cosenza, anticipo della 12ª giornata nel girone di Serie D, non delude le attese, con un rocambolesco 3-4 finale vede festeggiare gli ospiti che tornano, almeno per una sera, in vetta alla classifica, in attesa dei risultati delle altre. Al San Biase, nonostante l'ennesima buona prestazione, resta solo un pugno di mosche in mano, con una classifica che comincia davvero a preoccupare. Tra le fila giallorosse non c'è Aguglia, fermatosi nuovamente in settimana per un problema muscolare. Recupera in extremis Lio, che gioca però non al meglio della condizione. Cosenza invece in campo con il trio delle meraviglie. In avanti ci sono Arcidiacono, Moschero e Marano. Davanti a circa un migliaio di spettatori, circa 150 provenienti da Cosenza, il derby fa fatica a decollare e la gara si accende solo dopo questa botta di Moschero da posizione defilata che Andreoli devia in angolo. Il match si sblocca al 23esimo, quando sugli sviluppi di un'azione d'angolo Porpora si trova libero di colpire di testa nel cuore dell'area. Palla nell'angolino basso e San Biase in vantaggio. Vantaggio che però dura appena 4 minuti, il tempo che serve a Moschero per realizzare da posizione quasi impossibile l'1-1. Il capitano De Lupi parte sul filo del fuorigioco ed infila Andreoli tra le proteste della retroguardia giallorossa che recrimina sulla posizione di offside dell'attaccante Silano. La gara si accende al 31esimo, il Cosenza sfiora il raddoppio sulla botta da distanza ravvicinata di Moschero, sulla quale arriva il salvataggio sulla linea di Chirillo, accorso in aiuto di Andreoli. Il San Biase tiene botta e risponde con Russo, che in area conclude sull'esterno della rete. Quindi, prima del riposo, ci prova João Paulo, subentrato al 33esimo al posto di Pirelli, palla fuori. La ripresa è vibrante, ricca di spunti, con Cosenza che parte con un piglio più deciso e ci prova prima con Arcidiacono, chiuso in angolo. Quindi con Marano su punizione, palla fuori. La spinta dei Lupi è premiata all'11esimo. L'azione parte e termina dai piedi di Fiore, che prima porta palla e serve Marano. Tocco per Salvino e cross in aria, dove libero di colpire c'è ancora Fiore. Palla nell'angolino basso alla destra di Andreoli e Cosenza in vantaggio. Così come nel primo tempo, subito ristabilito l'equilibrio. Il nuovo gol del San Biase arriva subito dopo e parte ancora dalla bandierina. Fiore cerca di spazzare ma liscia il pallone. Morelli gira in rete ma trova il salvataggio di Marano sulla linea. Nessuno può nulla però sull'intervento a rimorchio di Porpora, che realizza la prima doppietta della sua carriera. La gara è bella nonostante il campo pesante per la pioggia. Le due squadre continuano a regalare spettacolo, e spettacolare, anche se fuori bersaglio, è la rovesciata di Calidonna, da poco entrato per Lio. Il nuovo vantaggio del Cosenza arriva al 30esimo con Moschero, che lancia Arcidiacono, partenza a razzo del numero 7 rosso-blu, che si beve la difesa del San Biase, elude l'intervento di Andreoli e realizza il 2-3. Bel gesto tecnico macchiato da un'esultanza che farà di certo discutere. Il furetto catanese festeggia la rete mostrando una maglia con scritto Speziale Innocente. Antonino Speziale è uno dei due ultra del Catania condannati per omicidio preterintenzionale per la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. La palla buona per pareggiare capita al San Biase al 35esimo. La punizione calciata da Curcio pesca in aria João Paulo, che stoppa, temporeggia un po' troppo e consente alla retroguardia ospite di spazzare. Sul ribaltamento di fronte arriva invece il gol del 2-4 con Moschero, che calcia verso la porta senza grosse pretese. Andreoli non blocca, la palla rimbalza sulla traversa cogliendo in controtempo l'estremo difensore giallorosso, che fa sua la sfera, quando secondo il primo assistente Marquez di Milano ha già oltrepassato la linea di porta. Moschero ed il Cosenza ringraziano per il gol che di fatto chiude la contesa. I ritmi calano e al nulla serve il gol, seppure pregevolissimo, di Curcio direttamente su punizione. È troppo tardi, non c'è più tempo per recuperare. Termina 3-4 San Biase, ancora punito dai propri errori. Cosenza, che torna in testa, seppure per una notte.